anche per provocazione, ma ripeto, tornando al discorso del non politicamente corretto, tu hai avuto un'idea recentemente. Quella a Novara, una ragazza ha avuto un problema con la sua macchina e tu hai deciso di agire. Sulla base di questo vorrei far vedere qualche minuto quello che è successo alle persone, perché non tutti lo sanno e quindi vorrei che lo capissero. Domenica mattina mia figlia l'ho portata in stazione a Novara a prendere il pullman per andare a lavorare e stavo tornando indietro. Ho imboccato il cavalcavia, ho visto una macchina ferma giù. Nel momento che ho pensato che magari avesse avuto un incidente, mi sono sentita il vuoto sotto. Quella è la tua macchina, tu ti sei ritrovata così. È un miracolo proprio. Si è spento tutto, ho suonato il clacson più volte, ho cominciato a gridare aiuto, aiuto. L'automobilista nello specchietto retrovisore ha visto il mio crollo in diretta praticamente. E... scusa. Ho pensato alla mia macchina. Io sono qua a raccontarlo, però sono senza macchina adesso. È l'unico mezzo che abbiamo in tre. Io chiedo per favore a chiunque di dare una macchina a questa famiglia. Sono sicura che fra qualche giorno ci rivedremo. Ciao Barbara, purtroppo dopo aver visto la tua intervista ad Alessandra su Pomeriggio 5 siamo rimasti davvero colpiti. Questa volta vogliamo aiutare una nostra concittadina dandole in uso gratuito uno dei nostri veicoli. Sei pronta Alessandra? Oh mio Dio! Vogliamo ad avvicinarci, vogliamo avvicinarci all'auto? Allora, Alessandra, guardati bene quest'auto. Lui è Marco. Allora, Marco, puoi abbracciarlo. Grina. Ciao Barbara, grazie, abbiamo Marco. Visto su Pomeriggio 5 l'intervista di Alessandra e siamo rimasti molto colpiti. Abbiamo deciso di aiutarla, siamo qui appunto quindi nel cortile di casa sua per poter permetterle insieme alla sua famiglia di ritornare a svolgere quelle che sono le sue mansioni quotidiane. Allora Marco, possiamo far entrare Alessandra e magari far mettere in moto l'auto? Sì, io quando ho visto questa cosa qua, poi conoscendoti, credimi, mi ha emozionato tanto, immagino la felicità di quella persona. Però voglio dire una cosa, per togliere quel discorso del politicamente corretto, io so e ne sono certo che tanti diranno l'ha fatto per farsi pubblicità, l'ha fatto per fare marketing, l'ha fatto, e io ti posso dire, infatti non è una domanda, e ti prego non rispondere. Anche se fosse, e dico anche se fosse, ma che tutti facessero azioni di questo tipo, se fosse questa azione di marketing per fare del bene, facciamo marketing. Se il marketing fa bene, facciamolo. Quindi sono i complimenti da parte mia questo. Infatti non te la faccio come domanda. Al di là del fatto che comunque hai fatto davvero del bene a una persona che in un momento del genere si è trovata in una difficoltà assurda. Io devo dire che ho contattato la signora su Messenger, quindi tramite Facebook, anche perché il contatto della signora non l'avevo visto il nome, e l'ho contattata su Messenger dicendole che se avesse avuto necessità, noi, essendo un'azienda vicino a lei, quindi la signora è di Trecate, come si dice appunto nella diretta, noi siamo nella zona di Cameri e quindi mi sarebbe piaciuto poterla aiutare. Parliamo di aiutare, quindi è stata un'operazione esclusivamente per il sociale, non c'era nulla di commerciale. Poi ovviamente ragionandoci normalmente ti porterà ovviamente dei vantaggi, ma torno a dire un punto differente. Devo dire che mi sarebbe piaciuto durante l'intervista con Barbara D'Urso su Pomeriggio 5, quindi su un canale sicuramente seguito, certo. Poter dire non Marco Siri ma Resicar ha dato una Nissan Qashqai ad Alessandra per aiutarla a
appunto in quello che sono le mansioni, come andare a lavorare, andare a scuola, la figlia, il figlio piccolo, quindi una serie di cose. Tu stai dicendo, sarebbe anche da dare consiglio ad altre realtà aziendali, al di là dell'automotive, di utilizzare strumenti del genere, e si fa del bene, lo torno. Allora Amos, come ti posso dire, io di questa intervista tu mi avevi invitato ma non mi avevi preparato di che cosa avremmo parlato, no, tu l'hai detto, io guarda, lo confermo a tutti quelli che la guarderanno. Quindi non sono assolutamente preparato, non ho idea di che domande potrei fare e non sapevo che cosa avessi trasmesso, però diciamo che non ho molti segreti io, quindi puoi trasmettere quello che vuoi. Quello che ti posso dire è che nel video che io ho trasmesso a pomeriggio 5, quindi quello che loro hanno mandato durante la diretta, non la proprio esatto, è molto più lungo. Dove non è quello che dico, quando voi vedete i tagli che si vedono nel video, sì, hanno tagliato delle parti che secondo me erano molto fondamentali. Okay. Nel senso, te lo mando, se vuoi poi l'originale lo puoi guardare. Io quello che ho detto era, vorrei con questo video sensibilizzare tutte le aziende a entrare maggiormente nel sociale. Guarda, te lo mando perché tanto è l'originale. Questo era un messaggio secondo me importante da trasmettere, quindi che però loro ovviamente per una questione un po' di tempistica, un po' perché vogliono tutte le TV, sappiamo, è normale. Quello che vogliono, hanno poi modificato, però vedi l'avvento del digitale ha portato comunque le aziende a dedicarsi al digital, tu lo sai bene, a fare campagne pubblicitarie, a generare dei contatti e quant'altro, e alla fine si dedicano prevalentemente solo a quello o a poche altre cose. Questa, se parliamo di marketing, e ripeto e ribadisco che è il marketing quello buono, quello che serve, che fa del bene, non viene fatto, non viene utilizzato, e soprattutto nelle aziende tendenzialmente quello che c'è fuori dall'azienda è poco importante. Invece, da quanto tu mi stai dicendo, è il tessuto sociale che è importante. Esatto, quello è molto importante, il tessuto sociale. Devo dire che oggi stiamo investendo tanti soldi nella generazione di nuovi contatti, ma secondo me non gestiamo bene i nostri contatti. Quelli che quindi stai parlando del nurturing tu. Esatto. Se noi ci lamentiamo e diciamo questo mese nel salone Nissan sono entrati 50 clienti, sono tanti, sono pochi, poi tu sai benissimo che ci sono dei dati di conversione standard, poi ti devi informare di più e tutto. Però poi dalla porta sud sono entrati 40 auto, 40 clienti, con già possessore di un'auto del nostro brand, quindi già possessore di Nissan magari, prendendolo per esempio. Quindi all'interno di Resicar, clienti che vogliono Nissan e clienti che già hanno Nissan, quanti ne sono entrati questo mese? Ne sono entrati 90, 50 dalla porta nord e 40 dalla porta sud. Quei 40 che abbiamo sempre, secondo me, tralasciato, perché ormai sono già clienti, quindi perché andargli a rompere le scatole e cercare di vendere un altro prodotto? Sono quelli più fedeli, perché sono quelli che già il prodotto ce l'hanno. Assolutamente sì, e sono lì perché lo vogliono mantenere, perché si trovano assolutamente bene. Quindi quando ti dicono, sono entrati 50 clienti e hai fatto 20 contratti, è un tasso di conversione altissimo, non è vero. All'interno dell'azienda ne sono entrati 90. Quindi il tasso di conversione è assolutamente vero. Certo. E quindi il tasso di conversione è bassissimo. Allora che ho fatto sì che l'agenda della porta sud sia data anche ai consulenti che si trovano soltanto all'ingresso della porta nord, in modo che possano accogliere, possano parlare anche con queste altre 40-50 persone che arrivano da un'altra porta. Ma guarda, quello che tu dici l'hai chiamato come innovazione ed effettivamente lo è, anche se poi ti devo dire la verità, io nelle concessionarie in qualche modo ci bazzico da più di 20 anni, no? E del service in generale ne ho sempre sentito parlare come dovremmo inviare gli sms ai compleanni, dovremmo mandargli l'avviso per... E comunque c'è sempre stato in questi 20 anni tante parole ma mai pochi fatti, no? Io ti prego nell'sms dei compleanno. E hai ragione, condivido in pensiero, è quell'allacciamento che tieni tra il cliente e l'azienda, è un pensiero, è esclusivamente un pensiero che a te costerà pochi centesimi, ma di fatto alla persona che lo riceve vale molto di più. E sono d'accordo, il nurturing, per tornare al discorso del tessuto sociale di cui parlavi tu prima, no? Per rimanere vicino al cliente. E purtroppo queste visioni, anche che hai appena nominato tu, non sono viste, vengono nominate da qualcuno, ma poi neanche attuate.
Bravo, io non mi sento di aver inventato l'acqua calda. Service to sales lo fanno tantissime aziende, e anche le case automobilistiche hanno proprio delle agende, dei CRM interni che si chiamano proprio service to sales. Io che cosa ho semplicemente fatto? L'ho allargato e adattato a tutta la nostra sede. Ma credo che meglio ancora tu ci abbia creduto prima ancora. Sì. Dire, ma è quello che fa la differenza. Perché sai che io in primis vendo, parlo col cliente, e quindi ho testato il mezzo e l'ho, secondo me, cercato di sviluppare secondo le nostre esigenze. Che, ecco, questo è importante. Non è che quello che io faccio qui a Novara, nella mia sede di Novara, possa funzionare ugualmente in un'altra sede. Quindi io oggi inviterei ad esempio le case automobilistiche, cosa che tante sono ostili a questo, tante vogliono tenere il service separato dalle vendite. Io sono dell'idea che le case automobilistiche dovessero, secondo me, smettere di pensare che ha fatto l'ufficio all'interno del salone, ha tolto lo spazio espositivo a una macchina, quindi far vivere a quel cliente l'aria non dell'officina, ma l'aria hai ragione di un salone, un altro calore. Quindi, secondo me, oggi dovremmo spostare tutti il service all'interno del, o meglio, tutte le nostre accettazioni in showroom a vendita. Questo si può incrementare di un'altissima percentuale, che attualmente non ho dato, quindi sparerei ma sono sicuro che incrementerebbe molto di più la qualità del post vendita. Secondo me aiuterebbe molto la vendita e anche la fidelizzazione, come customer experience, anche come capisco. Inoltre, quando si parla di customer experience, si capisce anche che il processo di acquisto, anche se oggi si è accorciato, è diventato di pochi mesi e roba del genere, però parte sempre da un'idea, no? da un desiderio di cambiare. Oltre alla necessità, devo comprare un'altra macchina, nasce anche dall'idea, e quell'idea, venendo in un'accettazione attiva, chiamiamola un'accettazione dentro il salone, mi viene infusa quell'idea del nuovo modello, di quella macchina che consuma meno, soprattutto oggi che siamo in un cambio epocale, perché stiamo passando tutti all'elettrico, all'ibrido, e domani l'idrogeno, chi lo sa. Quindi anche le nuove tecnologie, se non le fai passare le persone attraverso il salone, non hai modo di dare quelle informazioni che diversamente non gli arriverebbero. Esatto. Per non parlare di quello che si dice del mercato automotive, tu hai detto che siamo molto simili alle agenzie immobiliari, è anche vero, e non so se fartela questa domanda perché ho paura che poi dormi male, domani anche le concessionarie potrebbero diventare agenzie di mobilità. Ma io non dormo male, Amos. Okay. Dormo male quando ho mal di stomaco, sai che mi piace mangiare, e dormo male quando arrivo a casa e dico no, ho finito il Malox. Bene. Ecco, qui se questo poi avrei bisogno anche della sponsorizzazione che appare sotto, no? Malox, con tutta la pubblicità, no? Tutte le indicazioni, anche... Ce le mettiamo, magari chiediamo due soldi alla Malox. Ecco, magari, non sai che... Comunque, la cosa nasce sempre cosa? L'informatore farmaceutico sul Malox ho tutto. Quindi, nel senso, però secondo te un pensiero, non voglio analizzare quello che sarà perché è veramente complesso e lungo in questa occasione, però secondo te è possibile che domani si diventi agenzia di mobilità? Sì, fantastico, molto meglio. Vuoi dire? Boh. In contrastante alla tua idea? No, non è contrastante, che mi aspettavo una risposta diversa. Quindi... No, molto meglio lato Resica, okay. Molto peggio lato consulente le vendite. Bah, chissà, c'è chi dice che diventerà dipendente della casa madre, c'è chi dice, chi lo sa, da un lato che sicuramente i consulenti alle vendite negli ultimi anni stanno subendo, perché possiamo anche definirla così, subendo un cambiamento epocale, perché se si ricorda, negli ultimi anni è stato forte per i consulenti, per tutte le aziende. Ma per i consulenti, per le aziende sicuramente i margini, non tanti margini quanto i fatturati. Però io credo che, ecco, questo lo sentiranno le grandi aziende, ma non parlo di grandi aziende dal punto di vista di partita IVA o di numero di dipendenti. Le grandi aziende, parlo di numero di strutture, le mega strutture, quei colossi che sono quegli showroom enormi, ecco, quelli non serviranno più.
diventa quasi imperativo che aumenta la customer experience per forza, in qualche modo. Se viene meno un po' l'identità, non è cambiare la customer, cioè la fidelizzazione del cliente sarà influenzata, ecco, questa c'è una nota positiva, sarà influenzata dal rapporto con la persona, ecco, perché non come col prezzo. Capisco. Compro il prezzo o compro Resicar? Cosa che io stai dicendo, una cosa che sto dicendo ormai da tempo. Prima devi comprare l'azienda, tu cliente, e poi compri il prezzo. Ma sicuramente, perché la nostra natura, parliamo di noi tutti, andiamo a comprare dove costa meno, ma quando stiamo parlando, e ti faccio l'esempio di un immobile, una casa, tu la compreresti da un privato senza sapere niente di chi è, niente di quella casa, o preferiresti passare da uno che ti segue tutto il processo, che sei sicuro di non sbagliare, che non puoi prendere delle fregature e quant'altro? Io, se parliamo di un immobile, quindi parliamo di certe cifre, preferirei avere un'assistenza di un certo tipo. E la stessa cosa credo che vale. Io sono uno col braccino corto, che venire a Novara, a Genova, quindi diciamo che io andrei dall'agenzia, farei quasi tutto fino alla fine con l'agenzia e poi cercherei di parlare col privato per evitare l'agenzia. Quindi c'è guarda, questa la registro, tanto è registrata, ma poi la faccio vedere a una persona che devo intervistare domani, che ha un'agenzia in centro Torino, un'agenzia immobiliare, no? Che mi spiega appunto la qualità del servizio, tutto quello che deve fare. Del servizio, digli che non ho nessuna, non discuto assolutamente che la qualità del suo servizio sia come la qualità del nostro servizio. Differenze tra la vendita tramite di un'auto comprata in concessionaria e un'auto in privato, la garanzia, il ricondizionamento, la sicurezza sul chilometraggio certificato, su che l'auto non sia sinistrata, su no, ma sulla bontà del mezzo in generale, perché effettivamente oggi io l'acquisto o l'affitto tramite un'agenzia immobiliare sia nettamente di qualità superiore e soprattutto più ha un costo, ma è un servizio, tu paghi un servizio, paghi un servizio di essere tranquillo, di non, che tutto quello che può essere, hai una persona di riferimento che è l'agente immobiliare. E io voglio pensare che domani nel settore automotive sia similare. Comunque, ho comprato casa, tu sai dove, l'ho comprata tramite un'agenzia immobiliare. Ti faccio ancora i complimenti per questa azione che hai fatto nei confronti della ragazza, ti faccio i complimenti per tutte le tue iniziative, ci aggiorniamo fra un po' di tempo quando ci saranno novità importanti al gruppo Resica. Va bene, io comunque ti aspetto per venirci a trovare, tu sai che puoi entrare alla porta 1, la 2 o la 3. Ciao Marco, grazie di essere stato qua. Ciao, buona giornata. Ciao.